Il mio compito è quello di traghettare il primo verso il secondo relatore di oggi, che, ripeto, è Alberto Scanziani, Senior Temporary Export Manager, uno dei primi certificati EXIM dicembre. Poi magari Alberto ci dice anche il numero di tessera, così ci fai. È così. È un consulente formatore di commercio internazionale, quindi il suo intervento ha un focus importante, cioè la certificazione UNI 11823-2021, che è la norma EXIM che ha citato anche Marco, e quindi l'export, il rapporto, la sintesi, l'unione che esiste tra l'export manager e l'azienda e la codifica comune. Quindi a te la parola, Alberto, condividi pure le slide, il microfono è tutto tuo. Grazie. Bene, grazie, grazie Saverio. Poi ti citerò durante l'intervento. Bene, Marco Piva ha evidenziato nell'intervento il punto di vista delle aziende, cioè per quale motivo le aziende devono dotarsi di competenze attraverso risorse che poi siano interne o esterne, irrilevante, perché la norma evidentemente riguarda tutti gli export manager. Io invece prendo in considerazione i versanti insieme, i versanti professionista o diciamo export manager e il versante azienda, e in particolare cerco di capire come due narrazioni così diverse, che sono quelle dell'export manager e dell'azienda, possono arrivare a una sintesi, perché si tratta di due narrazioni veramente, veramente diverse. Adesso vediamo se riesco a spiegarmi condividendo il contenuto. Vediamo se riesco a Ecco, presentazione. sì, si vede, magari se Sì, metti. adesso avvio la presentazione Grazie. dall'inizio, cominciando a presentarmi. Per rispondere a Saverio sono il numero 6. Ah, ecco, qui. Però mi sembra che ci sia la numero uno qua, eh? Quindi se non ricordo male c'è anche la numero uno, ci fa onore. Non facciamo nomi, però è una donna, mi sembra, e quindi c'è la numero uno. E quindi non aggiungo altro. Mi sono accreditato presso la Camera di Commercio Italiana Dubai, Camera di Commercio Industria, come Italian Representative per la provincia di Bergamo. Quindi diciamo come riferimento per le aziende che dovessero avere intenzione di espandersi in quell'area, vabbè, Emirati, GCC. Ho una qualifica poi come temporary manager, come professione non normata, secondo la legge 14 gennaio del 2013, come temporary manager, no? Quindi non solo come temporary export manager, ma come temporary manager. E infine curo un blog che si chiama exportconsultant.it, sul quale settimanalmente cerco di approfondire tematiche legate all'estero e in particolare dando casi studio, che poi è la cosa che ritengo essere più interessante. Quindi sono stato contento, dico di aver preparato l'esame, sono stato contento di averlo superato, evidentemente non è stata una passeggiata, però sono stato più contento di averlo preparato. Cioè, è stato di grande utilità, è stata un'esperienza che raccomando a tutti. Perché? Ma il perché, c'è un perché. Perché alla fine, credo che io, ma non solo io, alla fine abbiamo ed eseguiamo missioni che a volte sono ripetitive, cioè no, non nel senso negativo, perché poi quando uno effettua una missione aggiunge del nuovo ogni volta, è diversa, quindi c'è un aspetto sempre innovativo. Però può essere che le skill utilizzate per le nostre missioni possono essere più o meno le stesse. Io, ad esempio, mi occupo molto di sviluppo business e di digital marketing, però devo dire che lascio scoperti altri ambiti importanti. L'export è
enorme come tematiche nelle sue declinazioni, quindi credo che molti di noi non le coprano tutte nelle loro missioni operative, no? Quindi non possiamo dire di conoscere tutte le tematiche dell'export che vanno dalla mitigazione rischi, non so, SACE, la gestione delle lettere di credito, la segmentazione di mercato, i pagamenti e così via. Sono nel corso vengono sviscerati tutti questi aspetti, sono moltissimi, e questo è il bello della preparazione, perché apre un mondo di competenze che a volte sono vive, a volte sono in letargo. Ammetto che non sapevo tutto, per fortuna, così almeno ho la scusa per imparare, ma ammetto anche che molte cose erano rimaste proprio in una dimensione mentale sopita, quindi come in letargo. È stato molto bello, molto utile poter rispolverarle, grazie ai docenti, Saverio appunto, a Carine anche, che mi sembra averla vista, tanto per citarne due molto, molto buoni. E quindi la preparazione è stata un pretesto importante per rispolverare competenze e conoscenze che si erano un po' perse per strada, che magari ho usato tanti anni fa. Io quando ero alle dipendenze, più di 10 anni fa, per esempio, utilizzavo molto la contrattualistica e le lettere di credito perché lavoravo nel mercato indiretto. Quindi lavoravo molto con distributori extra UE nell'area araba, eccetera. Ultimamente invece lavoro molto nel mercato diretto e non mi sono più occupato di contrattualistica, pagamenti, dogane. Perché? Perché tante volte nelle aziende ci sono competenze, no, che riguardano i pagamenti e così via, mentre quando si è impiegati, quando si è alle dipendenze, a volte tocca a te sviluppare questi aspetti. Quindi si erano un po' sopiti queste cose. Come ultimo, ma non meno importante, l'ascolto dei colleghi, dei docenti e le esperienze è stato un elemento di confronto importante. Ma vediamo a che cosa andiamo incontro preparando l'esame e che cosa ci è chiesto di avere. Ci sono chieste un po' di... Io ne elenco alcune, ne faccio vedere alcune, tratte dalla norma. Vado molto veloce. Però, veloce, ma poi ci torniamo. Ne vediamo alcune, quindi... non so, adesso... per esempio la K20 era una sulla quale sono estremamente carente, la parte economico-finanziaria, indici di bilancio, queste cose vengono approfondite, vengono chieste, attenzione che sono domande d'esame costanti, quindi è un aspetto importante anche in fase d'esame. E poi un'altra cosa importante, le fonti di riferimento per l'acquisizione delle informazioni rilevanti. Ecco, queste cose qua le aziende non le hanno. Noi andiamo nelle aziende ed una delle carenze, saranno bravi a gestire le LC, saranno bravi sulle dogane, sui trasporti, ma è raro trovare aziende che sappiano acquisire informazioni rilevanti, che abbiano i tools che abbiamo noi, da export planning a matchplat, cioè sono cose che non si sanno, che le aziende non hanno, quindi noi possiamo dare un valore aggiunto enorme a queste cose qua. Per quanto riguarda l'abilità, ad esempio la S11, tecniche di project management. Ecco, devo dire che uno dei focus principali della norma è l'aspetto gestionale dei progetti, cioè l'exit manager vuole essere in primis non un export manager in realtà, ma un project manager. È un project manager in realtà che si occupa di export, perché nell'intenzione della norma è una risorsa che gestisce altre risorse, cioè un coordinatore di progetto a cui fanno capo competenze che non sono sue necessariamente, di digital marketing, di dogane, di pagamenti, di trasporti. È ovvio che non sappiamo tutto. Questo veniva fuori ogni volta durante il corso che abbiamo fatto da maggio a ottobre l'anno scorso. Ogni volta i colleghi sempre evidenziavano questo aspetto, che non conosciamo tutto. Ma l'exit manager diventa un coordinatore di competenze. Questo è chiesto dalla norma ed è manifestamente messo alla prova anche. Ci sono anche dei moduli del corso che riguardano il project management e le tecniche di progetto.
Direi che non le guardiamo tutte perché chiaramente non sono oggetto della chiacchierata e sarebbero troppo lunghe. La prospettiva nostra qual è? Dico nostra del TEM, dell'EXIM, del professionista. Qual è la nostra narrazione? Beh, quando noi andiamo nelle aziende, la narrazione nostra qual è? Beh, quella tradizionale. Abbiamo un buon CV, il profilo su LinkedIn, sì, buono. Può essere fatto buono a piacere, comunque. Diciamo che ci sono anche gli endorsement, ci sono, che danno un'oggettività maggiore, però non li legge magari nessuno. Possiamo portare qualche referenza quando andiamo presso le aziende, dire che abbiamo lavorato con altre aziende, farne i nomi, dare i telefoni, ci sta. Possiamo anche raccontare che abbiamo ottenuto grandi risultati in progetti simili. Questa è la nostra prospettiva pre-EXIM, pre-certificazione, la nostra narrazione pre-certificazione, d'accordo? Questa è diciamo, less is, no? Per chi non l'ha ancora. D'altra parte, di fronte abbiamo un'azienda che ha una narrazione veramente diversa. La giusta logica diffidenza iniziale si trova di fronte a un professionista e non sa se sta spendendo bene i propri soldi. È normale, chiunque di noi lo fa, anche quando cerchiamo nella nostra vita privata un fornitore, siamo sempre diffidenti, sarà bravo. Quando andiamo dal medico o cerchiamo un medico di base, sarà bravo. Che diffidenza abbiamo, no? È normale, è umano. Le aziende, nella loro narrazione, cercano una competenza generale, ma, attenzione, anche una competenza specifica perché hanno bisogno di risolvere i bisogni specifici. Cioè, noi non possiamo andare in un'azienda e dire che siamo degli ESMOR manager. Noi possiamo andare in un'azienda dopo aver capito che bisogni ha e nel contesto della narrazione export andare a dire all'imprenditore che risolviamo il suo specifico bisogno, che potrebbe essere orientato a mitigare un rischio, potrebbe essere orientato a trovare un distributore, potrebbe essere orientato a gestire delle campagne social in Germania, in Polonia o in Cina. Ci sono bisogni molto specifici e noi chiaramente non è detto che abbiamo tutte le competenze per risolvere questi bisogni. Poi la narrazione dell'azienda chiede sempre, almeno quello che capita a me, risultati a breve. Quindi portare, noi diciamo che i risultati vengono dopo un anno normalmente, però questo non è sempre vero per l'azienda. La narrazione aziendale vuole che dopo qualche mese ci sia già dei leads, interessamenti, insomma dopo 2-3 mesi. Poi l'azienda ha un'altra narrazione importante, che è quella di affermare il proprio brand e l'imprenditore deve affermare se stesso, cioè deve comunque affermare il suo punto di vista, la sua azienda, la sua identità. E quindi è in cerca di chi trasmetta a lui e all'azienda un concetto di branding, ma non è solo branding, è anche va oltre, è l'affermazione rispetto ai concorrenti, essere importante, contare, perché l'imprenditore sa che non conta tante volte e vuole contare. E quindi è in cerca di 3 cose. Di sicurezza, perché è insicuro, cioè se ci chiama è perché sicuramente vuole aumentare una propria sicurezza, di confidenza, cioè di fidarsi di qualcuno, e di un appoggio. Insomma, ha bisogno di certezze. Noi siamo in grado di dargli queste certezze? Non lo so, ci sono 2 prospettive, ci sono 2 narrazioni. Sono in gioco 2 posizioni che non coincidono. E questo ci crea delle difficoltà quando iniziamo una missione o nel modo di presentarci. Perché quando gli interessi sono diversi, rimane una, come dire, un senso di incompiutezza, cioè c'è la diffidenza che assegnare una missione a un export manager possa comportare dei rischi. Non parliamo delle aspettative. Le aspettative sono quelle cose che alla fine di un progetto fanno dire a noi di aver lavorato bene e all'azienda invece che magari non è estremamente contenta perché aveva aspettative diverse. Le aspettative sono molto importanti, andrebbero sempre chiarite in fase iniziale, perché poi strada facendo ci sono appunto delle aspettative e narrazioni contrastanti. Così come contrastanti sono
i criteri di valutazione dei risultati. Cioè, a meno che queste cose vengano definite prima, c'è il rischio che poi ci siano delle valutazioni diverse. Qual è il problema? Il nostro Saverio Aprile, che io ho promesso di citare, ha un modulo, non so se ce l'ha nel corso UniExport, però quando io ho fatto il corso pilota con forma terziaria, corso pilota c'era un modulo comunicazione di Saverio, e nel suo modulo Saverio, quando parla di, è un modulo molto esteso, si parla di comunicazione corporate di vari tipi, però alla base della comunicazione c'è il messaggio dell'emittente che viene codificato, poi c'è un veicolo che trasmette il messaggio, c'è una decodifica del ricevente e l'interpretazione del ricevente, ok? Ci sono due codifiche, questo è l'ABC della comunicazione. Ma noi siamo in questo ambito perché c'è un export manager che ha una narrazione e c'è un'azienda che ha un'altra narrazione e ci sono due, come dire, prospettive e narrazioni diverse. Dobbiamo metterci d'accordo, dobbiamo trovare una sintesi, dobbiamo usare gli stessi criteri, dobbiamo alla fine usare lo stesso linguaggio. Beh, io trovo che la certificazione UNI 1823-2021 rappresenta la codifica comune, cioè quell'elemento di unione tra la narrazione del professionista e dell'erogatore del servizio e la narrazione di chi usufruisce del servizio. Quindi l'intelligenza della certificazione, la bontà e il valore per le due parti, per l'azienda che è in cerca di competenze oggettive e non di una narrazione di un professionista che può essere soggettiva, e la narrazione del professionista il quale si deve presentare in modo oggettivo a chi usufruirà dei suoi servizi. In modo oggettivo. Quindi si tratta di usare un linguaggio che è certo, che è quello, e che non ha ombre di fraintendimenti. Bene, la certificazione ci dà questo linguaggio, perché certifica competenze, conoscenze, skill, che non sono soggettivi, ma sono oggettivamente approvati da un ente terzo. Quindi la summa delle, il punto di incontro, il ponte, la codifica comune è, a mio avviso, data dalla certificazione, il cui valore è immenso perché spazza via tutte le ombre, i dubbi, le diffidenze, l'incapacità di presentarsi. Io credo che questa certificazione sia super partes, oggettiva, non è autoreferenziata, è inattaccabile, è certamente virtuosa perché abbiamo visto che popò di competenze e abilità ci sono chieste e ce le dobbiamo preparare, attenzione. Quindi è certamente virtuosa ed è una garanzia. È una garanzia per l'azienda che investe, è una garanzia per noi che possiamo presentarci ed essere ascoltati su basi oggettive. E quindi ci facilita il modo di approcciare la missione. Perché? Perché arriviamo con un linguaggio oggettivo e codificato che sappiamo sarà inteso dall'altro. Insomma, è vantaggiosa per due parti, per chi è certificato e per chi usufruisce dei servizi. Questi sono i miei contatti e ringrazio per l'attenzione e sono disponibile chiaramente per le domande che ci saranno. Grazie ancora. Grazie Alberto, grazie per il tuo intervento, grazie anche per la citazione. Quando verrai ospite del mio chalet di St. Moritz avrai un caffè pagato molto volentieri, però l'importante è incontrarsi nello chalet di St. Moritz, quindi esatto, perché ovviamente al bar sotto lo studio non è lo stesso fascino e sapore.